Ma ciao, eccoci qua anche oggi in una nuovissima top, così nuova e così famigerata. Sì, parleremo di cose orribili, cose che gli sviluppatori di videogiochi fanno a noi giocatori impotenti, cioè rinviare i nostri giochi preferiti, quelli che attendiamo da anni, quelli che magari abbiamo prenotato da anni, tipo io 3 mesi fa. Ormai sicuro di Final Fantasy VII ero andato con il sorriso in volto dal mio rivenditore di fiducia, per poi scoprire un'arcana verità e nominare ogni santo in paradiso. Se siete appassionati di videogiochi come me, non potete non guardare questa top e non potete non iscrivervi al canale Telegram ufficiale, dove spesso posterò anche contenuti a tema videoludico, tipo sconti assurdi che non troverete nei negozi ma solo online. Quindi iscrivetevi e se siete seduraiati e per sicurezza avete già messo un bel mi piace, partiamo! Numero 1, il mitico Animal Crossing. Animal Crossing ha divertito e continua a divertire milioni di persone nel mondo perché vivi una nuova vita in un villaggio di strani animali umanoidi e fai cose come coltivare o tanto altro che riguarda la normalissima vita di tutti i giorni, ma in versione videogioco animalesco. Wow, detta così non sembra più quel granché. Il nuovo capitolo New Horizons era atteso davvero da una marea di fan che non sentivano annunci decenti da tempo. Dalla fine tipo della Guerra Fredda. Doveva essere lanciato sul mercato in un momento qualsiasi del 2019, eppure io ero pronto con la mia Switch in mano quando all'improvviso è stato tutto spostato a marzo 2020. Non possiamo dire niente di cattivo su questo perché Nintendo sembra averlo fatto per evitare i periodi di crunch, anche se ci credo poco. Cioè quei periodi di straordinari eccessivi dei dipendenti che spesso verso le battute finali della creazione di un gioco rimangono pure la notte in ufficio. Ok, non arrabbiamoci, ma un anno è davvero tanto. Spero ne valga la pena. Alla numero 2 abbiamo Skull and Bones per gli amici italiani Teschio e Ossa. Finalmente, dopo molti anni, i videogiocatori di tutto il mondo avevano avuto l'occasione di vedere Skull and Bones, un vero gioco sui pirati con navi customizzabili e tanto altro. Annunciato alle 3 2017, Ubisoft aveva scaldato i cuori di tutti. E doveva uscire verso fine 2018. Tutto andava bene, poi un bel giorno di sole qualcuno ha fatto il furbo rimandando il gioco al 2019. Precisamente non si sa, ma prima della metà doveva arrivare tra le mani di tutti. E comunque dai, non era una brutta cosa. Ma la botta finale da mattatoio è arrivata quando Ubisoft gentilmente ci ha mandati tutti a quel paese rimandando ancora il gioco in questione. Con un'uscita che dovrebbe esserci a breve, visto che la finestra è un generico prima di marzo 2020. Speriamo Ubisoft, speriamo. Abbiamo quindi alla numero 3 il capolavoro distruttivo, feroce e cattivo di Bethesda e id Software, cioè Doom Eternal. Allora ragazzi e ragazze, una cosa mi chiedo, perché annunciano così presto i giochi facendomi venire una voglia assurda di prendere il controller in mano per poi sbattermi in faccia il rinvio totale? Perché? Non mi sembra di aver mai fatto del male a nessuno. Doom Eternal fu annunciato nell'antica epoca dell'E3 2018, quando ancora le speranze per un mondo videoludico migliore c'erano. Tutti erano entusiasti, io primo tra la folla ad esultare dallo schermo di casa mia per uccidere a più non posso a 120 fps dal mio PC, eppure nell'ottobre del 2019 qualcuno mi ha visto troppo felice e ha deciso che Doom Eternal andava rimandato. Al 20 marzo 2020. Perché? Cosa c'è di male nel far fuori delle cose con ogni genere di arma? E poi volevano entrare in competizione con Animal Crossing? La numero 4 ci riporterà una delle storie più belle mai raccontate nella storia dei videogiochi. O almeno io sono sicuro, visto che il primo capitolo mi ha messo un hype per il secondo che non avete idea. Eccoci a The Last of Us Parte 2. Non 2, ma Parte 2. Una nota molto importante che hanno lasciato gli sviluppatori. Questa è solo la seconda parte del capitolo 1, un vero e proprio seguito arriverà in un futuro su una console di nuova generazione probabilmente, verso il ciclo finale, secondo me, di PS5. Comunque sia, anche Naughty Dog si è divertita con i miei sentimenti e quello di tante altre persone. Prima sfornando trailer bellissimi e poi dopo averci domati come leoni al circo ha deciso di darci il ben servito con la frusta del rinvio. Un rinvio così doloroso che perfino TGCon24 ci ha fatto un articolo. Dal 21 febbraio 2020 al 29 maggio 2020 avevo perfino preso un permesso di lavoro per giocarci tutta la giornata e avevo pure il secchio della pipì pronto. Vabbè, prenderò una settimana di ferie questa volta per sicurezza. Insomma dai, non lo rinvieranno poi di tanto se succederà ovviamente. Vi prego, ditemi di no. Alla numero 5 non abbiamo un rinvio, nemmeno due, ma ben tre.
E tutto questo dalla amata Ubisoft, che invece di concentrarsi sui giochi sembra stare più dietro agli esport di recente. E non c'è nulla di male, per carità, ma almeno facessero uscire qualcosa in tempo. A ottobre 2019 sono stati rinviati Watch Dogs Legion, Gods and Monsters e il nuovo Rainbow Six. Perché? Non sono appassionato dei giochi Ubisoft, ma finalmente avevo avuto il coraggio di prenotare Watch Dogs. Per via delle nuove meccaniche di gioco straordinarie, a mio parere. E loro cosa fanno? Hackerano così il mio cuore da gamer debole e già troppo fragile a causa dei vari rinvii citati prima. Complimenti Ubisoft, la notte sarò nei vostri incubi, sicuro. Alla numero 6 invece eccoci a un altro gioco doloroso da nominare per via del rinvio disumano avvenuto di recente, Final Fantasy VII Remake. La struttura episodi di questo capitolo con una nuova veste grafica e un sistema di combattimento rinnovato non ha fatto piacere a tantissimi. Ma sin da quell'annuncio Final Fantasy è rimasto in vetta alle classifiche dei giochi più attesi da Famitsu, per mesi e mesi. E ancora ora penso lo sia. Quindi Square Enix, come se non ci fosse un domani, all'improvviso ha sganciato la bomba, cioè il rinvio di due giochi importantissimi, uno più dell'altro. Il primo tra tutti, cioè il remake di quasi un mese, dal 3 marzo al 10 aprile. E un altro un po' meno, ma comunque nel cuore di tanti, cioè Marvel Avengers. Quest'ultimo non di poco, ma di tanto, cioè dal 15 maggio al 4 settembre. Il problema, oltre che il mio preordine, Marvel Avengers sarà a quanto pare in competizione con un blockbuster di settembre, e quindi per questo motivo potrebbe essere rinviato ancora di più. Alla numero 7 ecco il blockbuster di cui parlavo, Cyberpunk 2077. Ammettiamolo, siamo tutti tornati teenager innamorate quando abbiamo visto il trailer di Cyberpunk con Keanu Reeves. E poi quando è salito sul palco è stato un totale breathtaking moment. Per questo e tanti altri motivi, tipo uno sviluppo che dura da più di 8 maledettissimi anni, Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più attesi dal mondo, qualcosa che soltanto a osservarne un'immagine ti fa venire voglia di preordinare e di rimanere incollato ore e ore solo a vedere i trailer. Ma sfortunatamente i CD Projekt Red, per evitare troppi problemi di crunch, hanno deciso di rinviarlo dal 16 aprile al 17 settembre. Lontano è quasi un miraggio ormai, ma ehi, se servirà a migliorarlo davvero e evitare che delle persone vengano davvero sfruttate come muli a lavoro, possiamo attendere, dai. Però peccato, ero già pronto con la mia Energade per giocarci tutto il tempo e fare una bella live su YouTube. Peccato. Alla numero 8 concludiamo con un gioco rinviato di cui ho sentito giusto ieri o l'altro ieri, non ricordo bene, Dying Light 2. Techland aveva creato un gioco open world sugli zombie diverso dagli altri, con meccaniche davvero uniche e con una storia alquanto godibile. Per questo il seguito era atteso come non mai e doveva uscire nella primavera del 2020. Finalmente potevamo dare altre mazzate ad altri zombie sia di giorno che di notte, anche se in questi ultimi momenti il gioco diventava tutt'altra cosa, trasformando i soliti mostri in feroci predatori. Insomma, provare il primo per capire. Comunque sia, non soltanto è stato rinviato, ma a quanto pare non c'è una data precisa di uscita. Bisognerà semplicemente aspettare e sperare non si vada addirittura al 2021. Con questo concludiamo, quanto siete delusi da uno a troppo. Io non voglio dire niente tranne che appena ci sarà Final Fantasy VII sul mio scaffale i miei genitori non mi vedranno per molto tempo. Noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.